Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Come potete vedere, qui davanti a me ho il paraurti smontato e avevo già messo una guida su come smontare il paraurti, però diciamo che non era una guida delle migliori, quindi ho deciso di rifarla. E visto che questa volta ho avuto anche un aiuto nelle riprese, ovvero mio padre. E quindi rivedremo tutti i passaggi passo passo con una chicca in più che vedrete più avanti nel video. Un trucchetto per smontarlo senza rompere i gancetti. E motivo ulteriore per il quale ho smontato il paraurti è perché devo smontare lo scudo, le griglie, eccetera. Devo fare un po' un restyling, ecco. Quindi intro e cominciamo subito. Team mobbing, when I come around, got the whole thing wobbing. Prendiamo una chiave Torx da T30 e cominciamo a levare le prime quattro viti. Adesso andremo a levare le viti sulla parte laterale del paraurti, quindi giriamo la ruota, così siamo più comodi, prendiamo un cacciavite a stella e cominciamo la prima. Una volta tolte le tre viti a stella, una sta qui, due e tre, andremo a levare questa vite nascosta qua sopra. Questa vite qui dentro che è una Torx, come quelle che abbiamo levato di sopra. Allora, una volta tolte tutte le viti laterali e sotto, sotto non vi ho fatto vedere perché non ci si riesce a fare le riprese, andiamo a smontare la parte più difficile, ovvero le alettine, i gancetti che stanno proprio sotto al faro. Quindi questa volta utilizzerò un trucchetto nuovo che andrò a scaldare questa fascia qui con un phon, se avete la pistola termica è meglio, e così che renderemo la plastica più flessibile e magari evitiamo la rottura dei gancetti. Detto ciò, cominciamo subito. Adesso chiudi. È venuto via senza che i gancetti si rompino, si dice? Sì, si rompessero. E quindi possiamo vedere il primo che sta qui, andiamo, eccolo, si vede. Poi il secondo sta qui dietro e qui in fondo c'è l'ultimo. Quindi andremo ad applicare la stessa cosa dall'altra parte. Siamo riusciti a sganciare il paraurti senza rompere i gancetti perché non si è sentito nessun crack, quindi questo presuppone bene. Non tirate via il paraurti perché sotto ci sono i fendinebbia che sono agganciati, quindi ora andremo a tirare in avanti leggermente il paraurti e sganciamo i gavetti. Ok, quindi questo è un semplice gancetto. Connettore. Connettore. Spero che la guida vi sia piaciuta e che le riprese siano fatte leggermente meglio. E quindi
Quindi spero che questo video vi sia più utile rispetto a quello precedente. Detto ciò, vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivetevi alla mia pagina YouTube, Facebook e Instagram per restare aggiornati e seguirmi. Detto ciò, io vi saluto, MitchTuning vi saluta, al prossimo video ragazzi.